Juventus all'80-90% con un paio di eccezioni. Sampdoria su buoni livelli agonistici e di tenuta. Questo il responso tecnico della gara di Coppa Italia fra bianconeri e liguri, vinta ieri sera dai primi per 3-1. Al 20° la Juve sfiora il gol. Da Capello a Spinosi che di testa mette in area. Battara devia splendidamente il gran tiro di Anastasi. È il preludio alla segnatura che arriva un minuto appresso. Invito di Haller per Bettega che appoggia ad Anastasi. Il centroavanti gli restituisce la palla che Bettega piazza poi di precisione sui piedi della corrente Capello. Palla in rete. Immediata replica sampdoriana. Da Negrisolo a Cristina a Casone, il cui tiro è deviato da Carmignani. 43esimo, scende Marchetti tutto solo e infila con precisione nell'angolo alto, 2-0. Nella ripresa, al 24esimo Suarez scende a fondo campo e segna con questo tagliatissimo pallone che sorprende Carmignani. Juventus 2, Sampdoria 1. Con questo gol di Anastasi, che Haller ha liberato con bravura, si chiude la vivace partita.